Buongiorno, sono Pamela Fragali, sono un pedagogista, mi occupo di consulenza pedagogica nelle strutture per la prima infanzia, asili nido e scuole dell'infanzia e consulenza genitoriale. Oggi ci ospita il Nano Gigante, una scuola dell'infanzia in zona Lambrate. Oggi rifletteremo insieme su quali giocattoli e quali proposte ludiche offrire ai bambini quando fuori piove. Intrattenere i bambini a casa quando fuori piove sicuramente non è semplice, ma se sappiamo offrire loro delle giuste attività ludiche, riusciranno a vivere questo momento nella maniera migliore. Una proposta estremamente divertente per i bambini potrebbe essere l'attività di manipolazione. Possiamo manipolare pasta di pane, possiamo manipolare pasta di sale oppure della semplice pasta modellabile comprabile anche in cancelleria o in negozi di giocattoli. La manipolazione ha un grande potere catartico, indirizza molto le energie, le frustrazioni, le paure e l'esubero, diciamo così, di energie dei bambini. Quindi risulta estremamente importante in un momento di difficile contenimento come quando fuori piove offrire al bambino la manipolazione. Un'altra attività molto divertente per i bambini potrebbe essere l'attività con gli acquerelli. Sporcano poco e aiutano molto i bambini a avere un impegno estremamente divertente ed estremamente affascinante che possa appunto tenerli occupati in una giornata di pioggia. Un'altra proposta senza tempo è sicuramente il Memory. Un meraviglioso gioco di società che davvero accompagna varie fasce d'età nell'età infantile. È un gioco che aiuta tanto la concentrazione, aiuta appunto la memoria, aiuta il rispetto delle regole e stimola appunto le attività cognitive. Molto importante è che durante queste giornate di pioggia il bambino possa giocare in autonomia da solo, quindi senza sempre richiedere l'aiuto dell'adulto, perché è importante che il bambino sappia giocare da solo, ma è altrettanto importante che l'adulto sappia ritagliarsi un po' di tempo per giocare anche insieme al bambino.